Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, sono Andrea91 ed oggi siamo nel mio primo video di acquisti del mese. Era da un po' che volevo cominciare a fare una serie di questo tipo, visto che compro una quantità significativa di ciarpame ogni mese. A questo punto, insomma, direi che è il momento di iniziare. Volevo iniziare a novembre con gli acquisti di ottobre, ma erano relativamente pochi, quindi ho preferito evitare. Ma direi che quello di novembre si può benissimo fare. Quindi, il primo di, spero, una serie di video che non dimenticherò di fare di tanto in quando. Direi di cominciare proprio dal dispositivo con il quale sto riprendendo appunto questo video, ovvero una Sony Alpha 6000. Si vede bene? Sì. Perché una Sony Alpha 6000? È una videocamera uscita diversi anni fa, che però regge ancora il confronto con le videocamere più moderne, e sono un enorme fan dei dispositivi Sony di qualsiasi tipo, e mi sono voluto fare un regalo per il Black Friday. Il prezzo era sceso di molto e quindi ho deciso di regalarmi una Sony piuttosto che continuare a usare una webcam, che però continuerò a tenere per Discord e quant'altro, ed era una Logitech 4K Brio. Insomma, è costata non poco, ma una videocamera ha una qualità molto superiore rispetto a quella di una webcam e la differenza si nota, credetemi. Volevo prendere anche un obiettivo Sigma, ma costava davvero troppo anche sotto il Black Friday. È un obiettivo che permette una qualità di molto superiore. Magari potevo prendere un modello più recente di Sony Alpha, ma costavano tutte davvero troppo e questa era l'unica che rimaneva un pochino nel budget, insomma, anche se è costata tanto. Passiamo poi a questo box. Duellanti leggendari, un box dove era possibile trovare il drago alato di Ra Ghost. Ed era quello il motivo principale che mi ha spinto a comprare questo box, ma non l'ho trovato. Comunque è un bel box, riprende un pochino i vecchi set di Yugi, e se volete trovare Ra dovete acquistarne tipo 5-6 per avere una carta rara Ghost assicurata. Comunque, essendo un collezionista di Yu-Gi-Oh, di Pokémon, e insomma, sono un collezionista in generale, questo non potevo lasciarmelo sfuggire. Abbiamo poi un acquisto multiplo, diciamo, ovvero questi due Game Boy, un Game Boy Color e un Game Boy Pocket, rosso perché era l'unico disponibile che c'era, e questo trasparente perché mi piaceva l'idea che fosse un Game Boy trasparente. Comunque sia, è un Color e li ho pagati entrambi 50 euro, presi da Sendico, quindi se volete vi lascio il link in descrizione. Ottime condizioni, schermo appena appena graffiato, ma nulla che impedisca il giocare. E dietro c'era anche un gioco di Tetris, ma c'era anche questo gioco in omaggio, quindi ok, l'ho provato, è un po' una chiavica. Un altro acquisto prevede un altro Game Boy, questa volta un Game Boy Advance. Originale, se vogliamo. In realtà in Europa un Game Boy Advance di questa maniera con la scocca nera non si trova, perciò hanno messo una scocca di un Game Boy Advance giapponese, e in realtà questo qui ha lo schermo IPS versione 2, ve lo faccio vedere, è illuminato da far paura. E una carica media di batteria può durare intorno alle 3 ore e mezza, 4. E lo schermo ha una risoluzione maggiore rispetto a quella standard di un Game Boy. I tasti rispondono bene, il pad direzionale non ha un feeling proprio come piace a me, però i tasti Start e Select anche vanno, LR va tutto, fa una porca figura e giocarci è davvero un piacere. Un altro acquisto che avete già visto sul canale è il Mr. Game & Watch versione di Super Mario per il 35esimo anniversario, ma ci ho fatto un unboxing e c'era una cosa che non vi ho fatto vedere, ovvero la canzone di Mario, però ho scoperto poi che era totalmente sballata e c'erano diverse lingue,
di questa canzone, e per sentire quella italiana dovevi mettere quella tedesca, mi sembra, mentre quella italiana ti suonava quella spagnola o una cosa del genere, insomma, era sballata. Non ci ho pensato minimamente poi a recuperare magari con una seconda clip, non so perché. Un ulteriore acquisto, ma che fatica, prevede questi box collezioni speciali di Galar, ovvero le palestre di spada e scudo, le palestre che troviamo a Galar. Abbiamo Tarfield, Kilford, Stimmington, Piccadilly, Spikeville e Knucklebar. Ma perché le ho comprate? Perché avevo anche quelle di Lathermore e di Circhester, quindi ho detto perché non comprare anche le altre, visto che ci danno anche le medaglie. Io, ragazzi, ho tutte le medaglie, ma non rientrano negli acquisti del mese perché le ho comprate tipo 2 anni fa, quindi ho deciso di prendere la palla al balzo e fare anche questa collezione di medaglie. Molto carina. Tra l'altro, se avete visto Instagram, in queste confezioni ho trovato... Sì, nelle storie di Instagram avevo pubblicato che avevo trovato Charizard VMAX. Tra l'altro, anche dietro ha anche la sleeve a tema. È un po' sporca la protezione in plastica, ma fa nulla. È un Charizard, appunto, di quelli più rari, non il più costoso, ma di certo, ragazzi, avrà un gran valore fra qualche anno e io sarò lì a prendermi una fetta. No, in realtà rimarrà sullo scaffale insieme agli altri Charizard. Che poi tra l'altro ho anche il Charizard di Destino Sfuggente, trovato in un pacchetto e vale intorno ai 200 euro. Il Charizard scolpito nel legno, Dark Charizard, Charizard set base non shining inglese, Charizard set base italiano in condizioni near mint, quello prende un 8.5 se lo faccio gradare e sono tipo 15.000 euro. Però non mi fido a farlo gradare, perché se faccio PSA mi ritorna fra 2 mesi e non... poi con le feste lasciamo perdere. Ho Charizard che si trova nella collezione speciale di Futuri Campioni. Insomma, sono un po' un f***zard, proprio appena una punta, oltre che essere un po' che f***, ma vabbè. Penultimo acquisto del mese, questo set di medaglie Millennium, Pokémon Millennium. Dunque, è originale ovviamente, pagato un 60 euro dalla Germania, è del 2000 e contiene le spille ovviamente dei leggendari di Johto, Pikachu perché è la mascotte, e aspetta, eccolo qui, se no con la luce fa... non si capisce nulla. Ovviamente le spille degli starter dell'ultimo stadio evolutivo. Insomma, è un bellissimo oggetto da collezione, lo custodisco gelosamente. E poi ultimo, ma non per ordine di importanza, che poi queste cose, ragazzi, bene o male ve le faccio vedere anche su Instagram, non tutte, se no spoilerò tutti gli acquisti. Sono un altro acquisto, l'ultimo per questo mese di novembre, le carte degli starter di Johto, ovviamente giapponesi. Che belline, eh? L'ologramma che vedete dietro è fantastico e c'è in tutta la carta, sembra sporco a vederlo in foto, ma in realtà fa un effetto bellissimo. Condizioni near mint, sono immacolate, e vabbè, i giapponesi si sa che tengono le cose in maniera maniacale. Ragazzi, sono davvero davvero belle. Comprate per 15 euro, sempre da Sendico. Quindi vi consiglio di farci un salto se volete acquistare dalle aste di Yahoo o comprare da Mercari e Rakuen. Insomma, trovate di tutto. C'è un fracco di roba ed è fantastico. Potete acquistare materiale. Ci sono prezzi ovviamente anche standard, ma il 90% di cose del passato, se vogliamo usare questo termine, sono molto molto scontate rispetto a quello che potete trovare su eBay o anche su Amazon. Ah no, c'è un ultimo acquisto a cui non ho pensato! Un'altra console portatile! Un Nintendo 3DS XL. In condizioni immacolate, usato, non ricondizionato, è immacolato, lo schermo è perfetto, non ha un graffio, scocca, immacolato, è perfetto, e ci sto giocando Pokémon Cuore Oro. E ci sto facendo una run, la run della riscoperta,
Insomma, questi erano tutti gli acquisti che ho fatto a novembre. Ciarpame? Per alcuni sì, per me no. Davvero, è anche materiale che poi investo per il canale, tipo appunto la Sony Alpha 6000, che è una macchina eccezionale. Bene, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo in descrizione il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi, ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!